Benvenuti cari amici di Egemoni, sono qui con Camilla, ciao Camilla, che oggi ci mostrerà un circuito per la parte inferiore del corpo. Come potete vedere Camilla indossa una benda elastica che ci servirà per avere una tensione costante durante tutti gli esercizi, in modo da enfatizzare appunto la tensione muscolare nel distretto target, che in questo caso sono i glutei. Quindi il circuito è composto da 4 esercizi: un fondo laterale in camminata, un ponte per i glutei con apertura in fase concentrica e un affondo sul posto, per poi finire con un ponte monopodalico, sempre per enfatizzare il lavoro sui nostri glutei. Io direi che siamo pronti a ricominciare, Camilla. Cosa dici? Bene! Vedete la posizione della schiena e la camminata mantiene sempre la tensione sul gluteo, quindi deve essere una camminata in accosciata semi completa. Benissimo, ok, partiamo già subito con il ponte. Vedete, Camilla sale, contrae i glutei e apre le ginocchia, quindi la spinta va dal tallone per attivare maggiormente la parte posteriore delle gambe, e una volta su mantiene la contrazione sul gluteo e, aprendo le gambe, enfatizza ancora di più il nostro gluteo. Ottimo. Se vogliamo sentire ancora di più tensione sui glutei, manteniamo una contrazione per più tempo, quindi proviamo a fare anche 2 secondi, 3 secondi di apertura finale. Così, bravissimo. Cambio, partiamo con gli affondi. Come vedete, 2 angoli retti, coscia gamba, enfasi sul tallone per attivare maggiormente la parte posteriore, gluteo. Così, perfetto. Ottimo, gli ultimi. E cambio, torniamo sul tappeto. Quindi, monopodalico, una gamba alla volta, in modo da concentrare tutto il lavoro sulla gamba che sta a terra. In più, con questo esercizio rinforziamo il core, quindi la cintura del nostro corpo, composta da addome e lombari, che è attivata per mantenere la posizione corretta. Cambio gamba. Dobbiamo pensare di voler spingere il soffitto verso l'alto, quindi cercando di tenere anche il piede a martello il più possibile, pensando sempre al tallone. Brava Camilla. Ultima. E stop. Bene, brava Camilla. Grazie amici per essere stati qui con noi, ci vediamo alla prossima. Ciao!